Madonna. Siete collegati nuovamente, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in merito Porto Salvo, sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Sono in compagnia del collega del quotidiano della Calabria, anzi del Sud, Domenico Meduri, che ci fa un po' il riassunto delle puntate precedenti. Sì, adesso si giocherà il terzo incontro di questo triangolare che mette in palio, lo ricordiamo, la Supercoppa provinciale della categoria allievi. Nella prima partita, quella tra Borgo Grecanico e Young Boys Balmi, è stata la formazione del Borgo Grecanico ad imporsi per 2-0 grazie ai gol di Casile e Carmelo Zerbi. Nel secondo incontro invece tra Young Boys Balmi e Brancaleone è stato lo Young Boys Balmi a uscire vincitore grazie al gol messo a segno da Loria al 13° minuto. La classifica parziale dice Borgo Grecanico 3, Young Boys Balmi 3, Brancaleone 0. In quest'ultimo incontro basterà un pari al Borgo Grecanico per laurearsi campione provinciale della categoria allievi. Serve un responso dell'oracolo di Delfi o pensi che il Borgo Grecanico possa aspirare tranquillamente a vincere questa Supercoppa? Ma per quello che ho visto nel primo incontro credo che il Borgo Grecanico sia la squadra favorita, tra le tre credo sia la squadra più forte e credo che alla fine riuscirà a conquistare il trofeo. Pronti via, manovra il Brancaleone. Sulla linea di battuta Dieni con questo lancio in avanti verso capitan Romeo, l'altro capitano, quello del Borgo Grecanico, che guarda Grecanico, che guarda caso, pardon, ha pure lui il numero 6 sulla schiena. Sì, è Zavettieri. Intanto il Borgo Grecanico ha costruito la prima azione d'attacco che si è conclusa con un nulla di fatto, tuttavia Foti ha ripreso palla e ha provato a servire Carmelo Zerbi che era in posizione di fuorigioco ma è stato troppo lezioso. Ha fatto una finezza alla Bettega, anche se magari irregolare e non è andata a buon fine. Sì, anche se avesse trovato il gol la rete sarebbe comunque stata annullata per posizione di fuorigioco, ma a mio avviso è stato troppo lezioso, avrebbe dovuto provare a concludere a rete di potenza da lì più che di precisione e di giustezza. Si assiste a qualche gesto atletico? Sì, le due formazioni cercano di studiarsi in questa prima fase, anche se stiamo vedendo che il Borgo Grecanico gioca con un 4-3-3. Sì, dovrebbe essere padrone delle iniziative anche in questa terza partita, anche in questo match conclusivo del triangolare. Vedremo se riuscirà a sbloccare il punteggio da qui a breve. C'è una rimessa laterale in zona d'attacco. Siamo appena al secondo minuto, gli studenti di Oxford, Cambridge, la Columbia University stanno studiando, che cosa? Sì, ancora le due squadre si trovano nella classica fase di studio, anche se il Borgo Grecanico, come dicevo, ha lasciato intravedere i primi segnali di predominio territoriale. Finora non hanno prodotto effetti, infatti il Borgo Grecanico si è reso pericoloso soltanto nell'occasione sprecata. Attenzione, stavo per essere smentito subito, impreciso, ma Malagrinò, rete del Borgo Grecanico che ha trovato il vantaggio con Malagrinò dopo appena 3 minuti di gara.
Quindi la formazione allenata da Antonio Cormaci ha messo con questo gol una seria ipoteca sulla vittoria finale. Non è una difesa con la Brodo, diciamo che è più forte il Borgo Crecanico. Sì, più forte il Borgo Crecanico, però anche in questa occasione. Intanto vediamo segnali di nervosismo tra D'Amico, il numero 10 del Brancaleone, e Carmelo Zerbi. Mette ordine Francesco Azzarà, che separa sempre il grano dall'olio o dalla zizzania. Sì, sta dimostrando di essere abbastanza diplomatico, di saperci fare. Come stavamo dicendo, con questo gol il Borgo Crecanico ha messo una seria ipoteca sul match e sulla vittoria finale. A questo punto credo che la vittoria, la Supercoppa provinciale dovrebbe andare al Borgo Crecanico, quindi dovrebbe rimanere qui a Melito. Ma la Grinò ancora prova. Ha preteso troppo. Sì, ha preteso troppo, magari avrebbe dovuto crossare prima. Intanto c'è una sostituzione nelle fila del Brancaleone. Rientra in campo con il numero 11 Bucci e li fa posto con il numero 15 Cristiano. Ha dato tutto quello che aveva nelle gambe, tutta la birra. Può francamente esclamare come Rhett Butler nei confronti di Patrizia O'Hara: francamente me ne infischio. Sì, ha giocato poco, però si è dato da fare, anche se forse si è fatto notare solo per quel cartellino giallo rimediato per proteste nell'incontro precedente. Un paio di sgroppate soprattutto lungo la fascia. Sì, ha provato, come dicevo, a creare superiorità numerica, ha fatto quel che ha potuto, ma non è riuscito a lasciare il segno. Ancora Borgo Crecanico in avanti con Carmelo Zerbi. Viene affrontato in maniera ruda e decisa. Sì, da tre avversari, e il Brancaleone concede una rimessa laterale in favore del Borgo Crecanico. Sarà ancora rimessa laterale in favore dei calciatori della formazione in maglia rossa. Se ne incaricherà il terzino destro Cariti, che mette in movimento il numero 9 Casile. Confronto con Toscano, alla meglio il difensore del Brancaleone, che riesce anche a guadagnare una rimessa dal fondo. L'arbitro era lì a due passi, non ha avuto difficoltà alcuna. Arbitro atletico, veloce, scattante, prestante. Sì, anche in questi primi minuti, anche nei primi minuti di questo terzo incontro, Francesco Azzarà sta dimostrando il suo valore, sta assumendo sempre la decisione corretta a nostro avviso, e inoltre dimostra di essere sempre nella posizione giusta per poter valutare al meglio. Intanto è sempre D'Amico che prova a creare scompiglio. Ha recuperato una bella palla in tackle scivolata Vincenzo Iamonte. Sì, come dicevo, D'Amico fa quel che può, prova a seminare il panico tra le maglie della difesa avversaria, ma il Borgo Crecanico sta dimostrando di essere superiore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista fisico e atletico. Vediamo che nei contrasti sono sempre i calciatori allenati da Antonio Cormaci ad avere la meglio. Per il signor Francesco Azzarà, sì, il pallone è uscito, quindi rimessa laterale in favore del Brancaleone. Restituisce però palla di fatti al Borgo Crecanico, che può così impostare la sua manovra. Sulla corsia di destra Luca Ambrogio prova a guadagnare terreno, appoggia all'indietro all'indirizzo di Vincenzo Diamonte, che innesca Casile prova a pescare in mezzo un compagno, allontana la difesa del Brancaleone, raccoglie palla però Malagrinò, l'autore del gol che finora sta decidendo la partita. Allontana, appoggia all'indietro per Cariti, che serve a sua volta Casile, che non riesce a trovare la giusta coordinazione, scivola al momento di crossare, deposita, appoggia il pallone tra le braccia dell'estremo difensore del Brancaleone. Intanto qui sulla tribuna si sbracciano i peones e i campesinos delle Furie Rosse.
evidentemente voglio dire compiaciuti dello spettacolo fin qui offerto. Sì, come dicevo, il pubblico è per lo più di fede rossa, diciamo, di fede del Borgo Grecanico, sostiene il Borgo Grecanico che in questo momento si fa vedere in avanti ancora con Casile, murato dalla difesa del Brancaleone che concede una rimessa laterale in posizione d'attacco. Come dicevo, la maggior parte del pubblico tifa per il Borgo Grecanico, sostiene il Borgo Grecanico che è la squadra di casa qui al Saverio Spinella, quindi pregusta la vittoria, vittoria che come dicevo sancirebbe il trionfo, sancirebbe la conquista della Supercoppa provinciale, quindi inizia già a preparare i festeggiamenti. Il Brancaleone. Cavalleresco atteggiamento anche da parte dei giocatori del Borgo Grecanico. Sì, Caridi aveva toccato duro D'Amico, all'inizio sembrava che potesse innescarsi qualche scaramuccia tra i due, ma prontamente i due calciatori si sono stretti la mano e hanno ripreso a giocare. I minuti scorrono, siamo intorno al decimo. La situazione al Saverio Spinella di Melo di Portosalvo ce la descrive Domenico Meduri. Sì, il Borgo Grecanico sta conducendo di misura in virtù del gol messo a segno dopo appena 3 minuti da Malacrinò, il numero 10 della formazione allenata da Antonio Cormaci. Nell'occasione c'è stato un batti e ribatti in aria, nell'area del Brancaleone. Malacrinò è stato il più lesto a recuperare il pallone e a depositarlo alle spalle dell'estremo difensore avversario. Come dicevamo, il Borgo Grecanico sta dimostrando di avere una marcia in più non solo rispetto allo Young Boys Palmi ma anche rispetto al Brancaleone, e se come sembra dovesse vincere la Supercoppa, dovesse aggiudicarsi questo trofeo, credo non ci sarebbero dubbi, sarebbe un trionfo meritato. C'è stata una percussione da parte dello sgusciante Inga, che però ha perso l'occasione giusta, sì. Il passo giusto. Sì, Inga tra l'altro omonimo del bomber del Borgo Grecanico per l'appunto, non so adesso se ci sia un rapporto di parentela tra i due, non so, può confermare. Sono fratelli come ci suggerisce Bruno Taverna dalla regia. Quindi come suol dirsi, buon sangue non mente. Il gioco è fermo, c'è un calcio piazzato decretato dall'arbitro signor Azzarà di Reggio Calabria a favore delle Furie Rosse. Sulla linea di battuta c'è Capitan Zavettieri, osserva il piazzamento dei compagni, muove di qualche passo e quindi scodella questo pallone verso Casile, peraltro beccato in posizione di offside. Sì, Zavettieri ha provato ad innescare il compagno di squadra, ha provato a servirlo a pochi metri dalla porta avversaria, ma il numero 9 Casile è stato pescato in posizione di fuorigioco. Intanto c'è un cambio per il Brancaleone, l'allenatore Giuseppe Ciglione richiama in panchina il numero 9 Corso e inserisce con il numero 16 Greco. Anche in questo caso credo dovrebbe cambiare poco a livello tattico, quindi l'allenatore del Brancaleone prova a dare spazio, anzi dà spazio a tutti i calciatori che hanno fatto parte di questa squadra in questa stagione. 12 minuti nell'unico tempo, sempre 1-0 per il Borgo Grecanico che ora prova ad affondare i colpi. Pericolo. E colpisce la traversa. Sì, vicinissimo al raddoppio il Borgo Grecanico. Zavettieri ha preferito non calciare di prima intenzione, ma si è sistemato il pallone, ha mirato l'angolo in alto, ha mirato l'incrocio dei pali alla sinistra dell'estremo difensore avversario. È stato sfortunato, il tiro era potente, era anche preciso, ma ha colpito la traversa. Tutto questo al 12° dell'unico tempo, sempre 1-0 per il Borgo Grecanico. Insiste ancora in avanti la formazione delle Furie Rosse, diciamo così.
viene spintonato, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Azzara di Reggio Calabria, a favore della formazione del Borgo Grecanico, quando siamo giunti al 13° minuto nel corso dell'unico tempo, e vediamo un po' che cosa può succedere da questo pallone che sta per essere scodellato. Arrivano i saltatori, grappolo di uomini in aria. Sì, classico grappolo di uomini in aria, ancora Zavettieri pericoloso, ancora una volta però impreciso. Prima era stata la traversa a negare la gioia del gol al capitano del Borgo Grecanico, stavolta lo stesso capitano è stato impreciso, non ha colpito a 4 metri dalla porta. Sì, era praticamente al limite dell'area piccola, quindi un'ottima posizione per colpire a rete. Purtroppo è stato sfortunato il capitano. Intanto abbiamo visto una grande giocata di Carmelo Zerbi, che ha servito in mezzo Casile, che ha colpito la schiena di Dagui. Una bordata di inaudita violenza, sì, che si è infranta sulle spalle del difensore. Sì, spalle possenti, perché l'abbiamo visto insofferente dopo questa pallonata che ha ricevuto da Casile, quindi deve avere davvero delle spalle possenti, come dicevo, per poter resistere ad una conclusione, ad un tiro così potente, tra l'altro da distanza ravvicinata. Adesso c'è una rimessa laterale in favore del Brancaleone, si incarica della battuta il numero 4, Latella. Guadagna un calcio piazzato. Sì, guadagna un calcio piazzato la formazione allenata da Giuseppe Cilione, che finora non si è resa mai pericolosa dalle parti del portiere avversario, del portiere Bruno Ambrogio. Ha timbrato il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento, no? Sì, così come aveva fatto nell'incontro inaugurale con lo Young Boys Palmi, anche in questo incontro finale non è stato praticamente mai chiamato in causa, sta facendo da spettatore. Controlla il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo Paone, sulla fascia adesso Dieni prova a cercare il suggerimento per un compagno in avanti, ma fa buona guardia Caridi, che serve Zavettieri. Una leziosità di troppo forse del capitano, che infatti finisce col perdere palla in favore di Paone, ma la recupera prontamente. È pronto il Borgo Grecanico a imbastire. In grana il turbo. Sì, Zavettieri ha fatto una grande cosa, in questo caso però ha servito, o meglio ha tentato di servire Caridi sul lato di sinistro, il suo suggerimento però è stato impreciso. Il pallone si è rivelato irraggiungibile per il terzino sinistro della formazione. 16 minuti e sempre 1-0 per il Borgo Grecanico. Sì, finora è sempre il gol di Malagrinò, il gol messo a segno al terzo minuto a decidere il confronto, l'ultimo, lo ricordiamo, l'ultimo confronto di questo triangolare che mette in palio la Supercoppa della provincia di Reggio Calabria per la categoria allievi. Rimessa laterale in favore dei rossi del Borgo Grecanico. Caridi serve sui piedi Carmelo Zerbi, che prova a difendersi dall'assalto di tre difensori avversari, finisce col perder palla, la recupera in questo momento ma soltanto per un istante, anzi riesce a conquistarla nuovamente, prova a calciare verso la porta difesa dal portiere del Brancaleone, che porta il numero 22, quindi non riesco a capire chi sia, ma dovrebbe essere Campanella, che l'ha controllata senza problemi. Ancora Brancaleone in zona d'attacco con il numero 7 Inga, che prova a trovare un suggerimento per un compagno all'interno dell'area di rigore, non ci riesce. Il Brancaleone prova a creare le condizioni per colpire in contropiede, la palla però fatica a raggiungere gli attaccanti e quindi il Brancaleone, diciamo, se le cose continuano ad essere in questo modo non può rendersi pericoloso. Purtroppo in cabina di regia mancano i centrocampisti dalle belle idee alla De Sisti. Ma credo che ci siano centrocampisti dotati di buona
di buona tecnica e di una buona visione di gioco, ma il Borgo Recanico si sta, d'altronde il, lo ricordiamo, le tre squadre che oggi si fronteggiano, intanto Crampi anche per un giocatore del Brancaleone e il numero 11 Pucci. Guarda caso i primi a soccorrere sono quelle del Borgo. Sì, è segno di grande sportività da parte del, dei calciatori del Borgo Recanico. Come stavo dicendo, le squadre, le tre squadre che oggi si stanno contendendo questa Supercoppa provinciale, hanno, ognuna di loro ha vinto il proprio campionato. Zonale, di zona. Sì, il proprio campionato, il campionato della propria zona, per cui stiamo parlando comunque di squadre organizzate, squadre preparate. Un successo non arriva mai per caso. Quindi anche nelle fila del Brancaleone ci sono, a centrocampo ci sono i calciatori dotati di tecnica, dotati di buona visione di gioco, però il Borgo Recanico si sta dimostrando superiore soprattutto nel settore nevralgico del campo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico e atletico. Infatti, come abbiamo visto anche in quest'ultima azione, i calciatori della squadra allenata da Antonio Cormaci riescono ad arrivare sempre primi sul pallone, e questo è la chiave di ogni, questa è la chiave di ogni da sottolineare la bella prova del difensore esterno, quel Caridi, che pare sia stato osservato da inviati speciali. Sì, oltre ad avere una buona organizzazione tattica, una buona organizzazione di gioco, il Borgo Recanico sta mettendo in mostra buone individualità che credo abbiano già esordito, immagino, in questo campionato, in prima squadra, nell'ultimo campionato di terza categoria. Oltre a Cariti, che sta dettando legge sulla corsia di sinistra, altri calciatori di buon livello credo siano il capitano Zavettieri, lo stesso portiere Bruno Ambrogio, anche se l'abbiamo visto poco impegnato, Malagrino che in questo momento si invola, serve Cilione che è solo davanti al portiere e arriva il secondo gol del Borgo Recanico, gol che chiude il match e che questa volta Casile non ha perdonato. Sì, non ha perdonato, al ventesimo ha trovato il secondo gol, un gol che, come stavo dicendo, chiude la partita e chiude anche il triangolare che la Supercoppa quindi andrà al Borgo Recanico. A metà dell'opera, siamo al ventesimo. Sì, siamo a metà del tempo. Vediamo intanto che i due allenatori operano altre sostituzioni. Il numero 16 del Brancaleone è Greco, è neoentrato, è stato colto a leggero malore, un leggero giramento di testa causato sicuramente dal caldo. Sta venendo soccorso da un membro, da un componente dello staff tecnico della società, ma non è costretto a lasciare il campo, anzi rientra. Se non vado errato, è stato effettuato un cambio nelle fila del Brancaleone. Al momento non riesco a individuare chi sia entrato e chi abbia fatto posto all'eventuale subentrata. Non è una difesa fondata sulla roccia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa crollò perché era costruita sulla sabbia. Sì, anche in questa occasione la difesa di Brancaleone ha dimostrato di non essere all'altezza. Intanto Malagrino continua ad imperversare e in questo caso c'era il fallo, l'abbiamo visto chiaramente, in questo caso non c'è bisogno della moviola, c'era fallo commesso da Daguì ai danni di Malagrino. Non capiamo come Francesco Azzarà non abbia potuto concedere la massima punizione, forse è stato clemente. Tanto ormai il risultato è in cassaforte. Sì, è in cassaforte sia il risultato sia il triangolare, sia la conquista del trofeo da parte del Borgo Recanico. Come stavo dicendo, nella formazione allenata da Antonio Cormaci abbiamo visto in mostra delle ottime individualità. Avevo già citato Bruno Ambrogio, Caridi e Zavettieri, allora aggiungo Malagrino, Carmelo Zerbi e lo stesso autore del gol Casile, che inoltre con questo secondo gol si porta al primo posto in vetta alla classifica dei cannonieri di questo triangolare, visto che aveva segnato anche allo Young Boys Palmi, era stato lui a sbloccare il risultato nell'incontro inaugurale è arrivato il secondo gol, non c'era bisogno del metal detector o del rabdomante e perfino... Sì, il gol era nell'aria, come abbiamo visto sin dalle prime battute, il Borgo Recanico del navigatore satellitare.
Sì, ha gestito la manovra, ha colpito con freddezza, cinismo e precisione. Mattatore dell'incontro finora, il numero 10, lo vediamo qui sotto la tribuna, Malacrino, che ha prima sbloccato il punteggio siglando la marcatura al terzo minuto e poi ha servito a Casile l'assist per il raddoppio. Partita ricca da Paperon dei Paperoni, non c'è spazio per qui, qua e Paperino. Sì, ricca di emozioni, vediamo. Attenzione, perché il Brancaleone. L'unica vera, grossa, irripetibile azione del Brancaleone, che ha sfiorato la marcatura, si è scatapacciato in orizzontale. Il portiere del Borgo Greganico va a ricevere addirittura il plauso dai compagni. Sì, un ottimo calcio di punizione da parte, non ho capito se sia stato Dieni o Paone a calciare. Intanto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Brancaleone prova a rendersi pericoloso nuovamente. Bruno Ambrogio ha avuto modo di dare sfoggio delle proprie qualità. Finora non era stato praticamente mai chiamato in causa, né in questo incontro né nell'incontro inaugurale contro lo Young Boys Palmi. Con questo tuffo alla sua destra ha dato sfoggio delle sue qualità. Si distende in contropiede il Borgo Greganico, 2 contro 1. Inga serve Malacrino, che punta da qui, 1-2, batti e ribatti, e arriva il terzo gol del Borgo Greganico. Fortunato l'attaccante, sfortunato il portiere. Sì, è una deviazione, comunque il portiere è riuscito a toccare il pallone, ma non è riuscito a evitare il raddoppio. Dovrebbe essere stato Casile a siglare la doppietta, la sua personale doppietta, al 25esimo minuto di questo terzo incontro. Vediamo se il numero 9 corrisponde al nome di Casile. Sì, è Casile che quindi migliora il suo score, si porta a 3 gol in 2 partite in questo triangolare, quindi sicuramente tutti i salmi finiscono in gloria, ma questa è vera gloria. Sì, è vera gloria, è una gloria meritata, come abbiamo detto. Nel doppio confronto il Borgo Greganico ha dimostrato di essere superiore sia allo Young Boys Palmi sia al Brancaleone, quindi è un trionfo che è assolutamente meritato e che quindi coronerà una stagione vissuta ad alti livelli per la società del trio presidenziale Rigolino, Mercurio, Cormaci. I minuti scorrono, 25 nel corso dell'unico tempo, sempre 3-0. Riassumiamo il riassunto delle puntate precedenti con Domenico Meduri, alias Mico. Sì, intanto esce tra gli applausi il numero 9, Casile, autore di una doppietta in quest'ultimo incontro. Casile che lascia il posto a Dai. Come dicevamo, il Borgo Greganico ha meritato questo doppio successo, ha meritato di portare a casa la Supercoppa provinciale, e adesso vedremo se anche le riserve saranno all'altezza dei titolari, vedremo se mister Antonio Cormaci ha a disposizione una rosa lunga. Credo di sì, perché sono le squadre che hanno la panchina lunga. Poi alla fine è un vincente, ha vinto sempre i campionati nel Bacalati, nella Spinella, nel Saline, quindi questo giovane dinamico, ambizioso trainer Antonio Cormaci, anche nelle vesti di co-presidente. Sì, il suo curriculum parla da sé, quindi oggi ne sta dando la conferma con questo trionfo, l'ennesimo che si aggiunge alla sua lista di successi, quindi un altro trofeo che si aggiunge al suo palmarès già ricco, come ha anticipato lei. E non è facile vincere a questi livelli. No, vincere non è mai facile, né a questi livelli né a nessun livello, credo. Dietro ci deve essere una buona organizzazione, una buona programmazione, e non è solo l'allenatore, non sono solo i giocatori. Una società compatta, forte, economicamente all'altezza e con una rosa veramente competitiva. Sì, questo volevo dire, infatti, non sono solo i calciatori, non è solo l'allenatore, i membri dello staff tecnico,
che lavorano sul campo a vincere nel caso in cui si ottenga un successo, ma è anche la società che con sacrifici porta avanti la baracca, come suol dirsi. Vale la pena di ricordare che il Borgo Crecanico abbia partecipato a diversi campionati e che soprattutto sia riuscita a inserirsi nella griglia dei playoff nel campionato di terza categoria. Sì, è riuscito ad entrare nella griglia playoff, è arrivato al quarto posto al suo primo anno nel campionato di terza categoria, ha ceduto in semifinale al Regium City, che poi ha raggiunto la Bovese in seconda categoria, quindi un anno da incorniciare per la società Borgo Crecanico. Intanto c'è un'altra sostituzione operata sempre dal mister Antonio Cormaci. Entra in campo con il numero 14 Paolo Iamonte, a fargli posto è il numero 4 Foti. Gli ultimi minuti di gara, che sono pure accademia, il Borgo Crecanico gestisce il pallone senza affondare il colpo. Non c'è trippa per i gatti. Esattamente, si aspetta solo il triplice fischio, ormai l'incontro e la Supercoppa sono saldamente nelle mani del Borgo Crecanico. E ancora Inga che ha provato la conclusione dai 20 metri, murata dalla difesa del Brancaleone, che è stata costretta a rifugiarsi in angolo. Borgo Crecanico che nell'ultima partita in programma qui a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo si è buttata subito in avanti con lo spirito di avventura di Indiana Jones e di Jimmy Hawkins, il protagonista dell'Isola del Tesoro. Ha fatto valere la sua superiorità sin da subito la formazione di casa e ha trovato i gol che l'hanno legittimata. Intanto un calcio d'angolo. Sugli sviluppi di questo corner la palla è finita tra i piedi di Malagrino, che prova a farsi spazio, mette il pallone in mezzo, allontana la difesa del Brancaleone, la palla arriva sui piedi di Cariti che calcia ottimamente dai 20 metri, fa buona guardia a Campanella che stavolta non si fa cogliere impreparato e raccoglie il pallone tra le proprie braccia. E va a raccogliere anche qualche applauso qui dei supporter e dei teenager, se non aficionados. Sì, si era comportato bene, però nel rinvio ha servito il pallone a Inga che ha innescato dai, e anche in questo caso forse ci sarebbe potuto stare quantomeno il calcio d'angolo, non c'è nemmeno quello, ma forse c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore. Il gioco riprenderà quindi con un rinvio. Gli arbitri comunque mi sembra che siano stati impeccabili, al di là, voglio dire, del singolo episodio, della singola interpretazione. Sì, eventuali decisioni errate, che comunque non ce ne sono state, non hanno influito sul risultato. Esce tra gli applausi anche il numero 3 Cariti, davvero un ottimo triangolare per lui. Lo sostituisce il numero 16 Giuseppe Zerbi, che prende posto nella stessa posizione del calciatore appena uscito. Azione confusa a centrocampo, prova a mettere ordine Ramingo. E ancora Zavettieri a comandare l'iniziativa. Sembra che il balli il tip tap. Sì, sta dimostrando di essere bravo sia in fase difensiva anche in fase di impostazione. Spesso si sostituisce ai centrocampisti nell'impostare la manovra. Calcio di punizione in favore del Borgo Crecanico, ad incaricarsi della battuta è Vincenzo Iamonte, che si guarda intorno, prova a studiare il piazzamento dei compagni, cercherà sicuramente il lancio lungo all'indirizzo di qualche compagno ben appostato in aria, lo fa, trova Zavettieri che non riesce a controllare il pallone, la difesa del Brancaleone rilancia all'indirizzo di D'Amico. 3-0 e palla al centro, ho visto cose che voi altri umani non potete nemmeno immaginare. Sì, come abbiamo detto è un 3-0 legittimo, un risultato saldamente in cassaforte, meritato per il Borgo Crecanico che potrebbe trovare il poker, lo fa
lo fa in questo momento con Zavettieri. Al 33esimo protestano i calciatori del Brancaleone per una sospetta posizione di fuorigioco sia di Dai sia di Zavettieri, che ha toccato il pallone prima che quest'ultimo finisse al di là della linea bianca. Adesso non sappiamo se il gol sia stato segnato regolarmente oppure no, comunque è un gol ininfluente ai fini del risultato. Siamo infatti arrivati al 33esimo minuto di gioco. La giusta gratificazione per un giocatore che ci ha messo l'anima in questa partita, capitan Zavettieri. Sì, è il giusto premio per Zavettieri, che si è reso autore di un'ottima prestazione non solo in quest'ultimo incontro ma anche nell'incontro precedente con lo Young Boys Palmi, dotato di buona tecnica, un difensore dotato di buona tecnica e anche di buon temperamento. Vediamo che esce tra gli applausi anche un altro dei protagonisti del Borgo Grecanico, che è Vincenzo Iamonte. A fargli posto è con il numero 15 Manganaro. Una grande partita, spendiamo qualche parola per questo calciatore. Sì, una grande partita anche per lui, è il faro, possiamo dire, della formazione allenata da Antonio Cormaci, è colui che imposta la manovra, colui che detta i ritmi di gioco. Anche lui si è reso protagonista di un'ottima partita e si è messo in mostra anche per una buona capacità su palla inattiva. Ultimi scampoli, siamo quasi al 35esimo, riepiloghiamo. Facciamo il riassunto delle puntate precedenti con Domenico Meduri. Sì, siamo al minuto 36, come diceva lei, anzi 35, chiedo scusa. Mancano 25 minuti alla fine dell'incontro. Il punteggio parla chiaramente a favore del Borgo Grecanico. Un 4-0 che è frutto delle reti messe a segno al terzo minuto da Malacrinò, dalla doppietta di Casile, reti segnate al 20esimo e al 25esimo, e dal sigillo arrivato pochi minuti fa al 33esimo per la precisione del difensore Zavettieri. Il Borgo Grecanico continua ad attaccare, chiaramente non lascia nulla al caso. Impreciso in questa occasione il neo entrato terzino destro, che credo debba essere Manganaro. Intanto è incredibile come riesca mister Cormaci, il mago della panchina, a plasmare la materia caotica in forme come un demiurgo. Sì, dicevamo che in questi minuti finali avremmo verificato se il Borgo Grecanico può godere di una lunga panchina. In effetti così è, i sostituti si sono dimostrati all'altezza dei titolari. Intanto ci sono altre due sostituzioni, viene richiamato in panchina il terzino destro Luca Ambrogio e anche l'estremo difensore Bruno Ambrogio, al loro posto fanno anche il portiere in campo, sì, anche il portiere Bruno Ambrogio, fanno il loro ingresso in campo con il numero 12 Stelitano e con il numero 17 Britti. C'è spazio per tutti. Sì, c'è spazio per tutti, il risultato ormai è ampiamente in cassaforte. Inoltre il mister Antonio Cormaci ha comunque voluto dare a tutti la possibilità di fare la propria comparsa, di partecipare anche loro alla festa. Grande recupero intanto di Malacrinò, che qui toccato duro, prontamente si scusa, prontamente il numero 16 Greco, un'entrata davvero dura ai danni del numero 10 di Malacrinò, un'entrata che poteva costare cara all'attaccante. Scoppia una mini rissa all'altezza della panchina del Borgo Grecanico. Comunque il giocatore del Brancaleone è andato subito a scusarsi. Sì, è andato subito a scusarsi, infatti sono stati compagni, non è stato Malacrinò a protestare, è stato... Poi i pagieri del Borgo Grecanico si sono messi subito di mezzo per riportare la calma. Sì, non c'è stato il contatto fisico, diciamo, è stato scambiato solo qualche parola, però è vero che l'intervento di Greco ai danni di Malacrinò era duro e anche cattivo. Il risultato nel freezer, non mi sembra il caso di fare le pantomime e le sceneggiate. Sì, non è
tra l'altro non ha fatto alcuna sceneggiata Malagrino, ma è stato veramente toccato duro da Greco, che sportivamente ha atteso. Sì, ma la reazione è stata un po' scomposta. Sì, all'inizio sì, però come stavo dicendo, Greco ha atteso subito la mano al compagno, intanto Borgoregani è ancora in avanti con Inga e arriva anche il quinto gol, pocherissimo quindi, del Borgoreganico con Inga, che firma la quinta marcatura del Borgoreganico al minuto 39. Quindi una bella volée che si è insaccata all'incrocio dei pali. Sì, non ha potuto farci niente l'estremo difensore del Brancaleone, Campanella. Inga doveva essere fermato prima, arrivato a quel punto è arrivato liberissimo di calciare all'altezza del dischetto del rigore, quindi a quel punto, come dicevo, il portiere non può fare nulla. Mette quindi il Borgoreganico, mette il punto 5-0. Houston, abbiamo un problema sull'Apollo 13. Riassumiamo. Sì, un 5-0 che legittima la superiorità del Borgoreganico. Mette il punto esclamativo su questo trionfo, un trionfo assolutamente legittimo e meritato, come dicevo. Una punizione forse fin troppo severa per il Brancaleone, che comunque ha vinto il proprio girone, lo ricordiamo, ha vinto il proprio campionato, si presenta qui da campione in carica, però il Borgoreganico ha dimostrato di avere una marcia in più. Intanto è finita a terra il neo entrato, il numero 16, Giuseppe Zerbi. 39-20 secondi. Sì, siamo ormai agli sgoccioli, credo che infatti Francesca Zarà, anzi no, chiedo scusa, non ha messo il triplice fischio, ma credo lo farà a breve, ha già messo il fischietto in bocca. Ormai non c'è più nulla da dire, la partita è finita, è già finita da parecchio tempo. Si aspetta solo il triplice fischio, i tifosi iniziano ad inneggiare all'indirizzo dei propri beniamini in campo. Tra pochi minuti quindi il Borgoreganico si vedrà consegnata la Supercoppa. E sarà capitano Zavettieri a sollevarla. Sì, sarà lui ad alzare il trofeo, un trofeo vinto meritatamente. Un trofeo che rappresenta quindi la ciliegina sulla torta per la stagione del Borgoreganico, non solo a livello di allievi ma anche a livello di prima squadra. L'abbiamo ricordato prima, l'approdo ai playoff nel primo anno di partecipazione al campionato di terza categoria. Proprio in questo momento arriva il triplice fischio, riassume tutto Domenico Meduri. Sì, è arrivato il triplice fischio che ha posto fine all'incontro e ha posto fine al triangolare. Il Borgoreganico si aggiudica la Supercoppa della provincia di Reggio Calabria per quanto riguarda la categoria allievi, guidando la classifica con 6 punti, ben 7 reti segnate in 2 incontri e nessuna rete subita. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna subito allo studio centrale, cioè il regista Bruno Taverna, a risentirci a qualche istante per i commenti a bordo campo. Cioè, oggi non ha vinto solo una squadra, ma ha vinto lo sport, ed è quello che noi vogliamo, specialmente dal punto di vista del settore giovanile, dove il rispetto delle regole è la cosa più importante per noi della Federazione Giovanile. Quindi vi ringrazio per quello che avete dato, per quello che avete fatto vedere a tutti, e penso che anche il pubblico sarà contento di quello che ha visto. Grazie da parte della Federazione Giovanile. Terza classificata è il Brancaleone. Seconda classificata, Palmes.
prima classificata, Borgo Grecanico. No, ma insieme ora, tutti insieme. Tutti e tre. Franca Leone, fermate, fate una foto insieme, dai. Ma anche il palmo. Una. Facci una foto, non è un palmo. Palmi. Il capitano. Bravo Zamettieri! Aspetta, sta arrivando quella che ha fatto un palmo. La portate la coppa. Uno, dai! Alzate, va! Viaggio, sto! Bravi! 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 Mister, un successo meritato e una ciliegina sulla torta per questa stagione strepitosa. Sì, siamo contenti perché ci tenevamo a vincere questa Supercoppa, ci abbiamo creduto, abbiamo cercato in tutti i modi di farla giocare a merito, così è stato. Ringraziamo la Lega che ci ha consentito di giocare tra le mura amiche la nostra Supercoppa. È chiaro che è una stagione per gli allievi importante perché abbiamo vinto tutte le partite pareggiandone solo una. E praticamente va onore a loro perché oltre al campionato allievi hanno molti giocatori di questi hanno giocato anche con la Juniores che è arrivata sempre nei playoff. Altri poi hanno giocato anche qualcuno in terza categoria, quindi siamo contenti di questi ragazzi che stanno crescendo sotto il nostro occhio, sono monitorati dall'Udinese, quindi non lo so se qualcuno è all'altezza di andare a giocare tra professionisti, però questo non sta a me dirlo, però noi gli diamo questa occasione dai più piccoli a più grandi. Ogni mese, un altro anno inizieremo con le verifiche, ogni mese verranno gli allenatori dell'Udinese a visionare i nostri tesserati, quindi è una cosa che ci fa onore e quindi auguro loro di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, ma sempre nelle file del Borgo Grecanico. Diamo la parola ai protagonisti, presentati. Giuseppe Zavettieri. Tu sei il capitano della squadra, quali sono i valori di questo Borgo Grecanico che vi hanno permesso di ottenere questo trionfo? I duri sacrifici e tanti allenamenti da parte nostra e della società. Dopo tutto questo ci siamo impegnati e abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Dedico il mio gol a una ragazza speciale che si chiama Federica.
Passiamo a Inga, fratello del bomber della prima squadra. Sì, sono contento di aver vinto questa coppa. E credo che abbiamo giocato bene. E spero di continuare a vincere con questa squadra. Sentiamo adesso Zerbi, che oggi ha trovato anche il gol nel primo incontro assegnato allo Young Boys. Allora, siamo troppo forti, perché siamo troppo forti. Il gol lo dedico a Sofia Granato. Comunque ci siamo allenati duramente e sono usciti i risultati. A posto. Sentiamo adesso Casile, che oggi ha segnato 3 gol, quindi non solo si è aggiudicato la Supercoppa, ma si è aggiudicato anche la classifica marcatori di questo triangolare. Sì, siamo molto contenti di aver vinto questa Coppa. Era il coronamento di una stagione fantastica, poiché abbiamo vinto tutte le partite, solo soltanto un pareggio. E niente, speriamo di vincere altri tornei di questi. Grazie. Mister Romeo, un trionfo che ha sancito la superiorità tecnica, fisica e atletica della sua squadra. È vero perché abbiamo dimostrato di essere più forti, nettamente. Tanto è vero che abbiamo subito solo un tiro in porta. Ma l'abbiamo pure dimostrato durante l'anno. 17 vittorie e un pareggio dicono tutto. Forse abbiamo subito 10 gol e ne abbiamo fatti 50, non so quanti. Cioè, eravamo abbastanza forti, specialmente la difesa era granitica. E abbiamo visto che in squadra ci sono delle ottime individualità, Zerbi, Casile, tanto per citarne alcuni. Secondo lei qualcuno di loro potrà fare strada anche tra i professionisti oppure no? Se riescono a capire che bisogna fare sacrifici, perché questo è un lavoro dove ti devi impegnare e devi fare sacrifici, se no non si arriva da nessuna parte. Molti di loro possono arrivare anche al professionismo, però bisogna vedere il salto, quando faranno il salto, se riescono a capire che bisogna allenarsi notte e giorno e pensare solo al calcio, perché ormai è un lavoro. Ok, grazie mille mister. Siamo col presidente della Lega di Reggio Calabria, il professore Domenico Arena. Una giornata di sport oggi al Mauro Simone di Melito Porto Salvo. Una bella giornata di sport, dove è prevalso la sportività dei ragazzi scesi in campo e il fair play in modo particolare, tant'è che io mi sono complimentato con tutti i protagonisti perché hanno dato spettacolo veramente e hanno fatto vedere i giovani che cosa significa giocare al pallone nel rispetto della regola e nel rispetto dell'avversario. Sono pienamente contento di tutta la manifestazione. Una grande soddisfazione per la FIGC. Senz'altro, perché ci stiamo lavorando, noi come FIGC abbiamo un obiettivo ben preciso, specialmente nell'ambito del settore giovanile, che è quello proprio di far crescere dei cittadini di domani, non dei campioni. I campioni vengono da soli, vengono attraverso delle doti naturali che hanno e poi, diciamo così, le società li tirano fuori, però quello che per noi è importante è il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, e solo così noi riusciamo a costruire i cittadini di domani. Siamo con Nello Panariello, dirigente del Brancaleone, con la mansione di responsabile settore giovanile. Due partite giocate non proprio alla... Noi non al massimo sicuramente. Un po' sottotono, veniamo dal campionato, veniamo da un altro torneo giocato fuori, il caldo, un po' la forma che si è persa, anche se hanno fatto un bel campionato i ragazzi, però la prestazione di oggi non possiamo dire che è soddisfacente. Hanno imperversato Scipione, Nerone, Caronte, un caldo irresistibile. No, noi abbiamo avuto un problema con dei ragazzi che hanno avuto un piccolo incidente ieri sera e quindi non erano in condizione di poter giocare e ci mancavano tre, diciamo, supporti importanti della difesa, del centrocampo e dell'attacco. Si è sentita la loro mancanza. Senza nulla togliere alla squadra che ha vinto. Senza nulla togliere alla squadra che ha vinto, assolutamente, una bella compagine, i nostri complimenti perché è un bel gruppo e gli auguriamo di ritornare alla cronaca anche con una grande squadra nel prossimo campionato dilettanti. Cioè, oggi non ha vinto solo una squadra, ma ha vinto lo sport ed è quello che noi vogliamo, specialmente dal punto di vista del settore giovanile, dove
il rispetto delle regole è la cosa più importante per noi della Federazione Gioco Calcio. Quindi vi ringrazio per quello che avete dato, per quello che avete fatto vedere a tutti, e penso che anche il pubblico sarà contento di quello che ha visto. Grazie da parte della Federazione Gioco Calcio. Passiamo alla premiazione. Terza classificata è il Brancaleone. Complimenti. Seconda classificata, Palmis. Prima classificata, Borgo Grecanico. Ora tutti insieme, tutti e tre, Brancaleone, fermate, vi fate una foto insieme, dai. Ma anche il padre. Facci una foto, dove è un Brancaleone? Palmi, il capitano. Bravo Zamettieri! Aspetta, sta arrivando quello che ha la portate la coppa. Non è questo.